thought has the power to change the world. It has the power to unite people. It is more powerful than governments. Sport can create hope where once there was only despair. Lago Sport for Good è una fondazione internazionale nata a Londra nel 2000 su ispirazione di Mandela, che diceva che lo sport ha il potere di cambiare il mondo, è più forte dei governi, ha l'obiettivo di promuovere lo sport come strumento terapeutico nella prevenzione del disagio. La mission è proprio quella di sostenere i bambini che vivono in contesti difficili e tramite lo sport di aiutare a inserirli e soprattutto farli diventare dei buoni cittadini. L'organizzazione ha sviluppato circa 150 progetti in tutto il mondo, sono 35 paesi coinvolti e sono più di 1 milione di bambini beneficiari della fondazione. Nell'Italia siamo attivi dal 2005 e operiamo soprattutto nelle periferie delle grandi città, in particolare Milano, Roma e Napoli. In Italia il disagio ha molte facce e in particolare abbiamo 1,3 milioni di bambini che vivono in condizioni di povertà assoluta, oltre 14.000 alunni che hanno abbandonato la scuola secondaria di primo grado. Abbiamo un 40%, che è un valore altissimo, di bambini che non hanno mai praticato attività sportiva. Crediamo che bambini che manifestano comportamenti che sono certe volte quasi patologici, comportamenti aggressivi, di incapacità di seguire le regole, incapacità di avere buone relazioni con i compagni, cioè per noi sono delle manifestazioni e delle richieste di aiuto. Per noi questi bambini hanno bisogno di essere supportati e noi lo facciamo tramite lo sport. Per noi lo sport non è solo un gioco, ma è anche terapia. E lo facciamo mettendo in campo figure professionali di alto livello. E noi in campo abbiamo i nostri, li chiamiamo tutor, che sono allenatori, educatori, comunque tutti con un master in psicologia dello sport. Io sono Giuditta Domenichini, sono psicologa dello sport e all'interno di Laureus sono tutor, una figura estremamente importante per la fondazione, una figura che segue i progetti sul campo e che quindi lavora sia con i ragazzi e gli allenatori in supervisione, osservando il loro modo di giocare, il loro modo di rapportarsi, di relazionarsi, le modalità relazionali degli allenatori, ma anche facendo da rete con il territorio, quindi con le insegnanti all'interno delle scuole. La nostra figura quindi lavora su due versanti: l'aspetto più di sostegno psicologico sul campo nell'ambito sportivo e l'aspetto di rete con le figure professionali. Facciamo accordi con società sportive meritevoli che operano sul territorio e chiediamo però alle società sportive di far seguire i loro allenatori la nostra formazione, perché è estremamente importante riuscire a dare agli allenatori delle competenze relazionali oltre che quelle naturalmente tecniche che loro hanno già. C'è una famosa frase che dice: chi fa della sua passione il suo lavoro non lavorerà mai. Per me non è un lavoro, per me essere tutor Laureus è passione. Lo sport è un qualcosa che tu vivi con tutto te stesso, con tutto il tuo corpo, la tua testa, la tua mente, il tuo cuore e le tue emozioni. Questo è stato per me. Se mi chiedessero a che cosa devi la tua vita, io dico, oltre che ai miei genitori, allo sport. Anche gli insegnanti ogni tanto ci dicono: ma com'è possibile che in classe il bambino non riesco a tenerlo, eppure vengo qui, vedo l'allenamento e lui sul tatami fa l'inchino, rispetta la regola che gli viene data, ha un buon atteggiamento con i compagni, ma che magia c'è dietro a questo? No? E la magia è che se lo sport viene gestito bene e ci sono persone capaci, no, di usare la potenza di questo strumento, effettivamente i cambiamenti sono tanti. Quest'Italia che...
che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia.